la sensibilità si lavora con il fatto. E sarà stato anche difficile perché nel senso dovevi essere ipersensibile. Era il mio momento, ha fatto solo con la pressione e con il primo. Allora, l'idea è questa, cioè che ho già spiegato a tutti. Scopo è che il calendario è inutile, quindi se siamo troppo vestiti il calendario non esce. Che io sono diffidente, non tocco gli altri, non mi faccio mai toccare dal prossimo, però infatti l'ho dovuto toccare tanto perché non mi dava nulla all'inizio, perché non ho un, noi non ci conosciamo, quindi non potevo stabilire che cosa mi desse o meno, però poi continuando a toccarlo mi ha dato questa sensazione di vivi, cioè, viviamo, capito come? E hai scoperto proprio delle caratteristiche attraverso le dita? Cioè, tipo, di lui? Se tu dovessi dire com'era la sua fronte, non guardandola, soltanto al tatto, com'era il naso, com'erano le guance. Ah, il naso c'è tipo una gobbettina, mi sbaglio? Okay. Poi c'ha la pelle un sacco liscia, però allo stesso tempo un po' oleosa. Forse perché c'è il gel, quindi la fronte era un po' oleosa. Ma certo, nel tempo. C'aveva la barba, perché comunque adesso te va, te do la fede. No, perché comunque è anche un uomo di mezza età, non per offenderti. Però anche la. Ma come di mezza età? C'ha 40 anni, è un uomo di mezza età, anzi che si di mezza età, 40 anni. Ora scusa, vai adesso. Alla fine ho scoperto qualcosa di nuovo, no? Era tanto che ci conosciamo, siamo ogni giorno insieme, stiamo. Però tu sapevi che le sue guance erano così, come le hai sentite? Morbidissime? Mi sono inizialmente più focalizzato tipo su come concedermi, nel senso, il senso di farmi accettare, come se ti avessi visto la faccia con le mani. Togliere il velo di maglia, il velo dell'illusione. Quindi per cercare di arrivare a un contatto veramente unico, ho avuto la fortuna di farlo con un ragazzo e una ragazza, no? E la cosa che ho notato fin da subito, appena finito, è stata come universalizzare le cose, nel senso, se non fosse per la barba, per esempio, non avrei quasi riconosciuto chi fosse un ragazzo e una ragazza, perché comunque sia, alla fine era più la vista, come dicevo adesso, no? Comunque che dà l'idea forse della persona, però toccandola, no? Molte cose in comune, c'è una molta comunità di dettagli, no? E poi per quanto riguarda la persona, credo che la percezione sia, come l'assurdo, anche la sua percepito fin da prima, fin da quando abbiamo parlato prima, no? Comunque siamo uno che si è fatto uno forse l'idea dell'altro. Siete?
assicurato il 30 gennaio, eh? Vogliamo assistere agli esami, eh? Facciamo, Vogliamo fare un aperitivo al bar qua? A me va bene. Ci sarebbe da prendere al sesto. Prendere la squacciatura e prima.